fare in modo che il processo venga rifatto e la ragazza venga considerata colpevole, ma viene data l'attenuanza della difesa, della legittima difesa. Dopo pochissimi anni, un paio d'anni, tornò in libertà, si sposò, il caso volle che uccise anche il marito, però questo è un altro discorso. Questo lo dico perché fa ridere, ci fu un movimento pazzesco in Francia. Allora, Viarea, in un momento ancora pre-vasagliano, cosa fanno? Si mettono dalla parte di Violette Mazère, non tanto come persona che aveva ucciso quel padre lì, ma come persona che aveva ucciso il padre, quello di Violette. E nella struttura manicomiale, chi era il padre per eccellenza? Lo psichiatra. Per cui, prendendo il nome, l'esempio di Violette Mazère, questa storia racconta invece del desiderio di uccidere il proprio psichiatra. E non solo, e di porsi la libertà di poter delirare in santa pace. È uno dei testi più difficili da cantare che ho mai cantato nella vita, e chiedo di stare attento al testo, perché comunque è molto, 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 molto importante. Perché senza questo tipo di testi non ci sarebbe la libertà che abbiamo oggi. Nonostante, come dire, la sua violenza. Cantata da Billy Bragg,
E vi leggo il testo perché secondo me è molto importante, abbiamo quasi finito la prima parte. Sì, ma quella canzone. Perché stiamo costruendo il muro, bambini miei? Perché stiamo costruendo il muro? Costruiamo il muro per mantenerci liberi, ecco perché costruiamo il muro. Noi costruiamo il muro per mantenerci liberi. E come fa il muro a mantenerci liberi, bambini miei? Come fa il muro a mantenerci liberi? Il muro tiene lontano il nemico e noi costruiamo il muro per mantenerci liberi. Ecco perché costruiamo il muro. Noi costruiamo il muro per mantenerci liberi. E chi è che chiamiamo nemico, bambini miei? E chi è che chiamiamo nemico? Il nemico è la povertà e il muro lascia fuori il nemico. E noi costruiamo il muro per mantenerci liberi. Ecco perché costruiamo il muro. Noi costruiamo il muro per mantenerci liberi. Perché noi abbiamo e loro non hanno, bambini miei, perché vogliono quello che abbiamo noi. Perché noi abbiamo e loro non hanno, perché vogliono quello che abbiamo noi. Il nemico è la povertà e il muro lascia fuoco il nemico. Ecco perché costruiamo il muro. Noi costruiamo il muro per mantenerci liberi. Cos'è che noi abbiamo e loro vogliono, bambini miei? Cos'è che noi abbiamo e loro vogliono? Noi abbiamo un muro sul quale lavorare, abbiamo lavoro e loro non ne hanno. E il nostro lavoro non ha mai fine, bambini miei, e la guerra non è mai vinta, il nemico è la povertà, e il muro lascia fuori il nemico. E noi costruiamo un muro per mantenerci liberi. Ecco perché costruiamo un muro. Noi costruiamo un muro per mantenerci liberi. We are not my children.
Ha un limite l'esistenza del muro, ha un limite l'esistenza della proprietà privata, ha un limite l'esistenza del non averlo. Questa canzone parla di uno dei luoghi dove siamo tutti, la casa. Parla di una casa che però è una casa di quelle di tempo, di quelle che centinaia di persone hanno abitato, migliaia di persone hanno abitato, centinaia di anni sono state abitate. È una casa dove succede di tutto, il bello e il brutto, come in tutte le case. C'è una porta per quando piove e una porta per quando c'è il sole. C'è l'amore che finisce, c'è l'amore che continua, c'è il tentativo di far andare avanti. Ci sono tetti rossi e muri bianchi per starci vicino, per evitare di prendere la pioggia. E in ogni stanza c'era più di un letto per gli amori belli e quelli da non dire, è una delle due frasi straordinarie di questo disco, e assieme all'altra che è, adesso la trovo, e avevamo poche canzoni, ma duravano tutto il giorno, li facevamo fare andata e ritorno, facevano andata e ritorno, che è una roba straordinaria, una roba proprio dell'amore, quando suoni quella canzone e ti basta con lei per tanto tempo e la continui a suonare, la continui a fare. E ti basta. Questa canzone si chiama La Casa, è di Ivano Fossati.
Non so più quanti bambini operai tu.